È una donna in gamba. In quanto a lei, Vittoria, stia attenta a suo marito. È un uomo decisamente attraente e ci sono molte donne che vorrebbero rubarglielo. Ci ho provato anch'io. Bene, auguri, Vittoria. Arrivederci, Alfredo. Arrivederci. Amore mio, sono per prenderti. Andiamo a fare colazione e poi mi accompagni allo studio. Sai, Alfredo, mi dispiace, però ho tante cose da fare che... Oh, ma che mi importa? Vuol dire che lavorerà dopo aver fatto colazione. Uh-huh. Andiamo. Andiamo. Mi vida eres tu. Desidero dirle che è stato un piacere conoscerla. Vivian, è stato un vero piacere anche per me. Inoltre voglio dirle che l'ammiro molto, Vittoria. Le assicuro che l'ammirazione è reciproca. Grazie. Il solo fatto di aver lottato con una persona della sua bravura è stata una grande soddisfazione. Ammettiamo che siamo state due valide avversarie, non le pare? Sì, direi di sì. Comunque, Vittoria, volevo anche chiederle di scusarmi per i brutti momenti che le ho fatto passare. No, non si preoccupi. Anch'io l'ho tormentata abbastanza, vero? Quindi siamo pari. Cosa ne direbbe se ora ci dessimo, come definirlo? Sì, l'abbraccio della pace. Salve. Salve, Alfredo. Ho incontrato Gruber qui fuori e mi ha detto che era in ufficio. Sono contenta di salutarla prima della partenza. Suppongo saprà già che abbandono il campo di battaglia. Il fatto è che sua moglie ha vinto con onore. Questo l'ho già saputo. Abbia cura di lei, Alfredo. È una donna in gamba. In quanto a lei, Vittoria, stia attenta a suo marito. È un uomo decisamente attraente e ci sono molte donne che vorrebbero rubarglielo. Ci ho provato anch'io. Bene, auguri, Vittoria. Arrivederci, Alfredo. Arrivederci. Amore mio, sono venuto a prenderti. Andiamo a fare colazione e poi mi accompagni allo studio. Sai, Alfredo, mi dispiace, però ho tante cose da fare che... Oh, che mi importa? Vuol dire che lavorerà dopo aver fatto colazione. Uh-huh. Andiamo. Andiamo.
Eccola qua, si è svegliata la principessina di questa casa. Bella lei. Allora, dimmi, è vero che hai fatto uno stupendo sonnellino? Eh? È vero, tesoro mio. Allora, piccola mia, dimmi una cosa adesso. Ah, come sarebbe bello se tu potessi parlare così. La tua nonna adottiva saprebbe quello che stai pensando. Sono certa che hai fatto un sogno meraviglioso, vero? Che hai fatto un bel sogno? Dimmelo che è vero. Devi imparare a dire qualche parolina, amore mio. Aspetta, adesso ti insegno. Vediamo. Vediamo. Ripeti con me. Papà. Mamma. Nonnina. Coraggio, prova. Nonnina. Ah, oh. Ah, Dio mio, chi sarà? Vengono sempre ad interromperci quando siamo sul più bello di una conversazione. Andiamo un po' a vedere chi ha suonato alla porta. Vediamo. Oh, guarda, è la vicina di casa. Apriamo e facciamola entrare. Salve, signora Maria. Ciao, tesoro. Come va? Molto bene, grazie. Le ho portato un budino al cioccolato. Ah, le assicuro che è buonissimo. Che meraviglia, è tanto tempo che non mangi il budino al cioccolato, tesoro. Beh, vede, mio marito va matto per i dolci. Sì? Tutti i giorni ne preparo uno per lui. Che brava. Glielo metto qui. Sì, sì, mettilo pure lì sul tavolo. Grazie, cara. Ciao, piccolina. Senta, si è appena svegliata. I preparativi, poverina, per il matrimonio di Cristina? Sai, i preparativi stanno procedendo, sì, molto bene. Stanno facendo le ultime compere, ma è quasi tutto pronto. Sono contenta. Ho ancora tantissime cose da fare, Dario. Figurati, devo comprare tutti i mobili nuovi. La biancheria, le abat-jour. Ah, devo comprare anche delle valigie nuove. No, aspetta, non comprare le valigie, perché ve le regaliamo Lilly e io. Ah, sì, grazie, ma non abbiamo ancora deciso dove andare in luna di miele. Dobbiamo decidere per prenotare i posti sull'aereo. E naturalmente, prima dobbiamo scegliere un albergo e un paese carino e tranquillo dove andare. A decidere dove andare, perché di tempo ne avete poco. Ma ti rendi conto che mi sento euforico? Non sto più nella pelle, ti giuro, non posso crederci, Dario. Sto per sposarmi con Cristina. Ma guarda, questo ancora non lo sapevo. Ah, non puoi immaginare la mia felicità. Mi sembra tutto un sogno, mi sembra tutto impossibile. Ehi, attento, calmati, mi stai scuotendo troppo. Scusami. No, va bene, ritiro tutto. Continua pure a scuotermi. Devi scuotermi un poco, così Lilly forse mi vorrà più bene. E sono troppo serio. Ma e comunque ho saputo che voi due state trascorrendo una seconda luna di miele in questo periodo. Io sono felicissimo, Lorenzo. Guarda, sono convinto di essere più felice di te. Questo non lo credo. Invece mi piace, ma è proprio no, impossibile. Non è impossibile, te lo metto per iscritto, vuoi? Lo sei veramente. Scusate, signor Dario, signor Lorenzo, la signorina Lilly vi ha sentiti arrivare e vuole sapere quando andate a tavola, perché lei ha molto appetito. Oh, dovremmo aspettare mamma e papà, non credo. Loro non vengono. Il signor Alfredo prima ha telefonato dicendo che mangeranno fuori e poi dopo andrà allo studio con la signora. Com'è triste viver sola, sempre sola, senza che nessuno comprenda il tuo gran tormento, il tuo costante patimento. Devi fingere che la tua esistenza sia sempre piena, sia felice. Buongiorno, signora Carmen. Narciso, buongiorno, venga avanti, la prego. Tante grazie, Carmen, come sta? No, io sto molto bene, grazie. E lei come sta? Bene, e mia figlia? Adesso non c'è, Narciso, è uscita presto per fare delle compere. E suo marito l'ha accompagnata per portarle le borse che sono pesanti. Ah, certo, certo, capisco. Non la disturbo, signora? Ma no, figuriamoci. Vede, stavo sistemando i fiori che ho comprato questa mattina. Trovo che i fiori sono così romantici, non è vero? E allietano lo spirito. Ah, certo, certo, sì, è vero. Ma la prego, si sieda, non rimanga in piedi, si sieda, si metta comodo. Grazie, molto gentile, grazie. Io glielo dico, devo farmi coraggio. Accidenti, devo decidermi a farmi avanti, ma non trovo le parole. Narciso, Carmen, mi volevo... ascolti. Senta, Narciso, lei che cosa ne pensa di tutti questi matrimoni? Prima si è sposata la nostra Antonella e ora si sposa Cristina. Sì, è così. Sembra ci sia un'epidemia, vero? Ah, guardi, è una dolce epidemia.
e penso che tutti vorremmo esserne contagiati. Ma... Senta, Carmen, volevo chiederle... Una tazza di caffè? No, l'ho già preso. Io volevo... Ecco, volevo... Ecco, sì. Parlarle del problema delle anime gemelle. Ah, e dei poveri cuori solitari che vagano disperati per il mondo senza incontrare un amore. Senta,